Big match al Partenio, dove domenica sera il Cerignola è atteso da un Avellino alla ricerca di riscatto dopo un avvio clamorosamente a rilento. Un solo punto in due gare per l'allenatore degli Irpini, nonché grande ex Michele Pazienza, sarà l'ultima spiaggia, un solo risultato a disposizione per la corazzata bianco-verde, ma Giuseppe Raffaele, tecnico giallo-blu, promette battaglie, carica i suoi. È normale che ci tengono a cambiare subito il corso dei risultati, no? Ma è altrettanto ci teniamo noi a continuare sulla nostra striscia di prestazioni e anche di risultati, quindi sarà una partita fra due squadre forti. Per l'allenatore la classifica che vede il Cerignola a punteggio pieno non è l'unico indicatore di spessore della sua squadra, nelle sue parole si avverte grande consapevolezza prima di un impegno sulla carta comunque proibitivo. L'Avellino sa di incontrare una squadra che, a prescindere che oggi noi abbiamo due vittorie su due in campionato, secondo me avrebbe meritato rispetto e merita rispetto al di là della classifica iniziale, perché sanno benissimo che siamo una squadra che nei 90 minuti può mettere in difficoltà chiunque. Raffaele chiede sempre il solito piglio, aggressività, ma anche equilibrio, ricerca del massimo risultato, ossia la vittoria. Servirà un Cerignola stratega con dinanzi un avversario che oscilla tra le difficoltà e la voglia matta di ottenere il primo sorriso stagionale. Sainz Mazza sta bene, verso il recupero anche Iallo, Cocce e Ligi verranno valutati fino all'ultimo momento. C'è Parigini, ma non Fagioli. Fagioli è arrivato con un problema che ha avuto a Campobasso di una distorsione alla caviglia. Parigini ha bisogno di trovare una condizione per i 90 minuti, perché si è allenato tutta l'estate a parte. Si è presentato anche in discrete condizioni e da questo gli dobbiamo mettere a base per i 90 minuti. Tra Pazienza e Raffaele c'è grande rispetto, quest'ultimo elogia il suo avversario difendendone una posizione particolarmente precaria alla vigilia del match. Questa partenza di quest'anno, che naturalmente nel calcio ci può stare perché succede a tutti i livelli, ormai c'è una disperazione di questo, però noi allenatori ne dobbiamo essere consapevoli, lo sappiamo.